Marziani belli, ciao, bentornati sul canale, bentornati in questo nuovissimo video dove vi avevo promesso che vi avrei insegnato a fare le ali con questo materiale, l'Angelina Film Fantasy, che praticamente è una sorta di carta tutta sbrilluccicosa che praticamente ci aiuta a fare ali, code di sirene, ali di fata. Il cavalluccio marino c'ha tutte e due, quindi è stato un po' complicato. Però vi prometto che non è tanto difficile. Reperire i materiali è facile perché li vendono comunque un po' tantissimi siti comunque su internet. E vi lascerò alcuni link qui sotto per andarli a pescare e a comprare. Servirà il fil di ferro, un ferro da stiro, un panno, anche quelli per togliere la polvere. È semplicissimo. Poi se avete intenzione di metterci anche le microsfere, le micro bubbles, vi lascio comunque tutti i link per comprare i materiali. Oddio, c'ho i capelli negli occhi, guardate che ci sono i capelli. Semplicissimo, facile, non ci vuole veramente una mazza. Tanta dedizione, un po' di precisione, perché poi il risultato è veramente quello che è. Ah, e vi serve anche una candela e un po' di incenso, la stecca di incenso, quella lì, appunto, l'incenso. Vincenzo! In questo sesto video, come fare questo sfondo, questo quadrato di legno. Se avete visto i miei video precedenti, me l'ha inviato l'Opitech Hobbyfix, azienda che appunto crea tante cose per i creativi italiani. Me l'ha inviata, non mi ricordo il costo, ma vi metto il link comunque qua sotto per acquistarle, per farla arrivare a casa vostra e per provare a fare il vostro fuoriporta, il vostro scaccia sogni, scaccia pensieri. Va bene? Beh, con il tutorial! Thank you.
Thank you.
Siete arrivati a questo punto? L'avete finito? È così perfetto, uguale? Scherzo, l'avete fatto perché se no vi picchio. L'avete creato? È venuto più o meno così? Se non è così non vi preoccupate. Piano piano, se siete alle prime armi soprattutto, riuscirete a fare le cose sempre meglio. Io ci ho messo 5 anni per riuscire a fare delle cose del genere. Adesso a metà gennaio, primi di febbraio, non ricordo bene, devo vedere quando ho aperto la pagina. Saranno 5 anni che ho iniziato a creare con le paste polimeriche. Quindi non abbiate paura, se dovete iniziare qualcosa iniziatela col cuore sempre. Non pensate sempre di voler vendere, di voler far vedere. Creare, poi le cose piano piano vengono da sole. Detto questo, grazie mille per aver visto il tutorial. Abbiamo terminato anche questo 6 unicorn scelto dai miei amici della Humarts Family sul gruppo Facebook. Mi raccomando, iscrivetevi, trovate il link in descrizione, così stiamo tutti insieme vicini. E l'avete scelto voi. Il prossimo chi sarà? Sempre voi lo sceglierete, sicuramente. Grazie mille di cuore e acchiappatevi. Ciao!